per tutti quei soggetti. Assessore, dopo le misure già presentate per le attività produttive, oggi avete illustrato quelle dedicate alle utenze domestiche. Di che cosa si tratta nello specifico? Si tratta di un fondo di oltre 200.000 euro che mettiamo a disposizione delle bollette per il pagamento della Tari per le famiglie. È una manovra che abbiamo già messo in piedi lo scorso anno, concordata con i sindacati, anticipata già in Consiglio Comunale al suo tempo in fase di bilancio di previsione e dà la possibilità di riconoscere aiuti con due diverse fasce per le famiglie che hanno un ISE inferiore ai 10.000 euro ci sarà un rimborso della bolletta del 100%, per cui anche la prima rata, quella sostenuta a giugno, verrà rimborsata e verrà comunque e le famiglie non pagheranno nulla per l'anno 2022. Per quanto riguarda invece quelle famiglie che hanno un ISE inferiore ai 18.000 euro, lo sgravio in bolletta è del 70%. Voglio ricordare, questa è una cosa molto importante, che le persone, i soggetti, insomma, intestatari della bolletta devono fare espressa richiesta e lo devono fare attraverso le modalità messe a disposizione del Comune di Fano. Quali sono i passaggi e qual è la scadenza? La scadenza è il 31 agosto e le modalità per fare richiesta sono tre, molto semplici. Tutta la documentazione si può trovare nel sito del Comune di Fano, in home page, oppure si può andare direttamente nell'ufficio tributi. E può essere fatta una richiesta attraverso lo SPID, o attraverso PEC o attraverso mail normale. Per qualsiasi necessità io invito a chiamare anche l'ufficio tributi, che è sempre aperto e disponibile a dare tutte le informazioni, ma anche a stampare la modulistica per fare la richiesta. Tinti, state lavorando anche per aiutare in altri modi le famiglie della città di Fano? Ci sono altre misure che invece abbiamo previsto e che dopo da settembre cercheremo di definire insieme anche alle organizzazioni sindacali, che riguardano il tema appunto del pagamento della bolletta del servizio idrico e poi anche il contributo per i canoni di locazione, quindi il contributo per gli affitti. Sono, diciamo, misure che tempo fa venivano riassunte dentro un nome che era quello del fondo anticrisi. Abbiamo anche su questo aggiornato le definizioni ed è un fondo per il disagio, disagio che è economico ma che appunto per tanti motivi comprensibili, insomma, non vanno trascurate, perché ci sono famiglie davvero in difficoltà alle quali dobbiamo delle risposte.